Buongiorno amici di Deja Vu e benvenuti in questa nostra nuova intervista con un artista giovanissimo ma con il suo attivo già tante cose da raccontarci. Ciao e benvenuto a Lollo G. Ciao, ciao a tutti. Parto subito da una prima domanda, il tuo nome d'arte, come mai Lollo G? Allora, Lollo G, perché vabbè, io mi chiamo Lorenzo, quindi Lollo appunto deriva da Lorenzo, mentre G è anche una cosa un po' simpatica, nel senso io fin da piccolo sono sempre stato fan di Gabriel Garco, quindi diciamo che quella G l'ho attribuita a lui, ecco. Una dedica quindi a Gabriel Sì. Garco. Ah, bellissimo. Ascoltami, una seconda domanda che poi ci porta a parlare del tuo brano. Ma quindi ti piace così tanto l'estate? Abbastanza Fai perché parte si anche tu sente della categoria degli estate dipendenti? più o meno pesca, però limone lo lasciamo. Ok, perfetto. Allora, veniamo al tuo singolo, il tuo nuovo singolo Voglia di te. Io l'ho ascoltato, un brano molto estivo, molto bello, insomma, fa venire proprio voglia di ballare, ne avevamo bisogno in questo momento. Spiegami un po' com'è nato questo brano. Allora, questo brano è nato comunque diciamo intorno a maggio, fine aprile, e appunto diciamo che ero in un momento un po' sentimentale, se così vogliamo dire, che appunto mi ha ispirato a scrivere questo testo. Poi con l'aiuto comunque di Mish DJ che ha fatto la base insieme a Steven, che è un altro ragazzo. Sono riusciti a unire questa sorta di reggaeton con appunto un po' di musica elettronica, come si sente dalla batteria e dal piano, comunque abbastanza riconoscibile. Quindi siamo riusciti ad unire questo testo a questa base abbastanza ballabile e comunque tenendo sempre un filo logico anche nella storia appunto che racconto mentre la canto. Ho letto, leggendo notizie su di te, una frase che mi ha molto colpito, no? Che tu dici, io me la sono sempre sentita molto, no? Che è un po' questo linguaggio giovane, eccetera. In che senso te la sei sentita molto? Ma sentita nel senso che comunque fondamentalmente anche un ragazzo giovane della mia età, io credo sempre in me, in quello che faccio e punto sempre di superare gli obiettivi. Però comunque vedendo molti miei coetanei riuscire in questo, riuscire nella musica, ho detto cavolo, chissà che magari non riesco a farcela anch'io. E diciamo ho sempre creduto sul fatto che potessi piano piano raggiungere i miei obiettivi e così sta accadendo. Sta accadendo, tu tra l'altro hai aperto i concerti di artisti, insomma, già di notevole spessore. Sì, Come sì. sei arrivato lì? Sono arrivato lì perché fondamentalmente io ho iniziato il mio percorso musicale quando avevo 16 anni circa, solo che comunque diciamo era ancora divertimento, non era lavoro. Quindi effettivamente Lollo G parte dalla quarantena dell'anno scorso, quindi fondamentalmente un anno e mezzo, che è diventato lavoro, quindi che il percorso ha preso una svolta differente. Però appunto quando avevo 16 anni, si parla del 2016-2017, che ho iniziato con le mie prime canzoni, diciamo che ero già stato notato dai gestori di locali e discoteche, che appunto mi hanno fatto i primi locali, ma persone diciamo, a livello comunque di Gali, Sfera Ebbasta, Samuele Hero, Mambo Insomma, Losco, cioè non comunque stiamo parlando di poco. artisti affermati. Certo, non poco. Secondo te, insomma, sicuramente tu sai di essere un ragazzo carino. Questa cosa, secondo te, quanto ti aiuta in questo mestiere? Allora, ti ringrazio innanzitutto e diciamo che boh, aiuta, non lo so, questo me lo devono dire le ascoltatrici. Beh, questo voglio dire, ma so, parlando, possiamo parlare anche con Gabriel Garco, ma sappiamo che comunque l'immagine, parlando di Sì, immagine, tu vabbè. hai fatto anche un video di una tua canzone con un altro personaggio che dell'immagine non solo ha fatto molto, cioè Fabrizio Corona. Come mai Esatto. questo lavoro con Fabrizio? Fabrizio, perché dopo il mio primo singolo, che appunto è uscito l'anno scorso, intitolato Primavera, che è uscito nella prima fase di lockdown, si è interessato al mio percorso musicale e comunque al mio personaggio. E appunto con il mio secondo singolo, Diablita, lui ha avuto il piacere di partecipare al video come protagonista.
Quindi insomma è sempre aiutati che il ciel t'aiutano, voglio dire, questa è una motivazione anche per i ragazzi della tua età, nel senso che comunque fare, crederci, alla fine ti porta, come sta succedendo adesso, tu sei già, verrai premiato al premio Lonezia, giusto? Sì, esatto, il 4 di agosto. Ti aspettavi questa cosa, un premio molto importante essere al premio Lonezia. No, sinceramente non me l'aspettavo, ma sono contento di questo, che Beh. comunque le cose, oltre che raggiungere gli obiettivi, capitano anche cose inaspettate. E adesso cosa c'è nel tuo futuro, Lollogy? Ah, il mio futuro, ti dico, io ho già vari brani pronti e stiamo decidendo un attimo le date, comunque il periodo d'uscita. Posso dire che per questo inverno due brani usciranno. Perfetto, noi ti seguiremo. Un'ultima domanda, un talent nel tuo futuro, un Sanremo Giovani? Diciamo che non è escluso. Diciamo così. Quale dei due? Sanremo Giovani. Dai, allora tifiamo tutti per te, noi di Déjà Vu, speriamo quest'anno di essere tutti in presenza al festival e di vederti quindi su quel palco. Dai, Ok, speriamo. dai. Allora io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata e in bocca al lupo per tutto e alla prossima. Grazie a te. Crepi il lupo. Ciao, Ciao, ciao a ciao, tutti. Ciao, grazie. ciao, ciao. Ciao, ciao.